Salve a tutti amici videoludici e ben ritrovati per un'altra guida di Witch House, sempre qui in compagnia di Aritem per il canale Course Videoludica. Allora ragazzi, nell'ultimo e primo video di questa guida di Witch House ci eravamo fermati alla fine del primo piano. Abbiamo risolto tutti gli enigmi qui all'interno di questa villa, o meglio nella prima parte della villa. Adesso dobbiamo salire al secondo piano. La porta si è aperta perché abbiamo appunto completato la prima parte. Ed eccola. L'entità che ci perseguita dall'inizio dell'avventura, ragazzi. Per prima cosa andiamoci a parlare di nuovo con il gatto. Un ornamento a forma di gatto. Fregata! Ah, che simpaticone, via! Abbiamo salvato, ragazzi, e entriamo nella prima stanza. Allora, eccoci qua. Come prima cosa, ragazzi, togliamo questo barile e leggiamoci la nota. Il ragno non vede molto bene, non riesce nemmeno a distinguere i colori. Queste note che vedete appese ai muri, ragazzi, che in ogni piano ci sono, rappresenta proprio l'indizio per l'enigma, sostanzialmente. In questo caso c'è di mezzo un ragno e non distingue bene i colori. Ed è riguardante questa farfalla qui, che vedete che è gialla. Una farfalla intrappolata nella ragnatela, ma non dovete prenderla in questo momento. Invece andiamo a questo barile in cui si vede della melma verde. C'è un pezzo di corda nel barile, dobbiamo prenderla. Ecco fatto, corda presa, ora usciamo di qui. Andiamo invece nella stanza qui accanto e naturalmente si è mosso. Hai pensato che si fosse mosso appena? Deve essere la tua immaginazione. No, no, invece si è mosso e come? Comunque, eccoci qua, all'interno della libreria, ragazzi. Questo luogo è un altro segreto all'interno del gioco stesso, in realtà, perché, se non mi sbaglio, dovrebbe essere sempre collegato al fatto di completare il gioco senza mai salvare e... Tornando qui indietro, perché in questo genere di giochi, ragazzi, c'è libertà di movimento praticamente, cioè anche se arrivi verso la fine del gioco hai ancora la possibilità di tornare tutto indietro. A quel punto qui sostanzialmente senza salvare, e se sei arrivato alla fine del gioco con trovando tutte le note possibili e immaginabili, qui se ne sbloccheranno di nuove. Come potete vedere infatti ci sono delle dei luccichi che sono delle note già presenti, ma negli altri scaffali non ci sono, si dovrebbero infatti sbloccare successivamente. Comunque, per il momento, ragazzi, procediamo nel gioco normale. Quindi, vediamo un po'. C'è qualcuno di invisibile, come il cuoco. Parla. Non riesco a riordinare questi libri. Mi serve qualcosa per legarli insieme. E infatti, ragazzi, noi abbiamo quel qualcosa, la corda. Ah, mi stai dando questa corda? Sì. Grazie. Prendi questo. Hai ottenuto il libro della morte. Ragazzi, il libro della morte non leggetelo. Se vedete negli oggetti, infatti, vi dirà. Il libro della morte, la copertina sembra sicura, ma leggere i contenuti... Alcune volte, infatti, le indicazioni vi dicono che c'è qualche magagna. Leggi o non leggi. In questo momento, ragazzi, non dovete leggerlo, assolutamente. Quindi, per il momento, leggiamoci le note che abbiamo qui. Un libro intitolato La casa della strega. 1, infatti. Le chiavi non aprono porte a casa della strega. Qualcos'altro deve fungere da chiave. Ok, procediamo oltre. Un libro intitolato La casa della strega, numero 2. Leggi. La forma della casa cambia a seconda della magia della strega. Ok, qui nient'altro. Leggiamoci ora questa nota qui. Un libro intitolato Storia buffa. C'era una volta un uomo ricco che trascinava un carrello pieno di ricchezze. Il suo carrello si ruppe nei boschi, ma lì passarono un cacciatore e il suo cane. L'uomo ricco chiese al cacciatore di tenere d'occhio il suo carrello e il cacciatore fu d'accordo. L'uomo ricco andò a prendere un nuovo carrello. Nel frattempo il cacciatore continuava a sorvegliare. La notte scese in fretta e il cacciatore iniziò a preoccuparsi per la sua anziana madre ancora in casa. Così il cacciatore disse al cane di sorvegliare il carrello e andò a casa a controllare la madre. Quando l'uomo tornò, vide il cane di guardia. Così diede al cane una ricompensa per il suo padrone, una moneta d'argento che portò in bocca. Il cane corse a casa e portò la moneta al suo padrone, ma il cacciatore si infuriò. Ti ho detto di sorvegliare il carrello e tu cosa hai fatto? Ne hai rubato una moneta. Così il padrone uccise il cane. Ma che cavolo ci sarebbe da ridere in questa cosa, poi chi lo sa. E adesso questa invece è una nota importante al fine della storia stessa. Non so se avete notato qualcosa allo specchio, ragazzi, ma ci arriviamo. Leggi. In data tot tot, che non si sa, residenza va a fuoco. E sua moglie, sono stati ritrovati morti tra le macerie. Anche questo, ragazzi, più va avanti nel gioco si sbloccheranno, diciamo, nomi o comunque date. Perché più indizi troviamo, più si sblocca tutta la sottotrama. Sui loro corpi sono stati ritrovati feriti da accoltellamento. Quindi si sospetta che siano stati uccisi e che l'edificio sia stato bruciato. Inoltre, l'unica figlia di Ellen, attualmente di 7 anni,
È sparita dall'episodio dell'incendio. La polizia non si sa niente. Ok, ragazzi, qui non abbiamo più un'altra cosa da fare, via. E intanto le armature si vanno da sole. Sentiamo il gatto. Niente, non ha nient'altro da dire, ma almeno abbiamo il salvataggio sicuro. Perché adesso arriva una parte che mi ha sempre un tantinello rotto. C'è un modellino di farfalla con le ali blu nella teca, che è quella che dobbiamo sostituire, ragazzi, a quella gialla, sostanzialmente. Se dice prendi, la copertura della teca non si muove, ok. La teca di vetro contiene quella che sembra una testa umana. E la teca si è rotta. Sì, ok, via. Procediamo. Eccoci qua. Una piccola libreria, manca un libro. Per l'appunto, ragazzi, è il libro della morte. Però ora, attenzione, perché questo vi può fregare. Non pigiate sempre subito veloce, ma leggete sempre attentamente. Non leggete. Metti il libro sullo scaffale. Ok. Hai sentito il coperchio della teca di vetro togliersi. Via. Ora, silenzio assoluto. Qualcosa si muove. Uila! Ragazzi, ce l'ho fatta. Qui deve esserci una precisione praticamente assoluta. Ora la teca finalmente si è liberata e possiamo prendere la farfalla. Modellino, la farfalla presa. E qui modellini di insetti, vabbè, allineati. Niente di che. È bello che in questi giochi il dettaglio, ragazzi, c'è un'attenzione ai dettagli incredibile, perché a parte gli interni e la storia sempre molto belle, ogni singolo oggetto, perfino questa lanterna, le fiamme delle candele ondeggiano curiosamente, si ripetono, ma ogni oggetto ha la sua descrizione, sostanzialmente, e questo è tornato. Risalviamo, non si sa mai. Adesso, ragazzi, che abbiamo la farfalla, andiamo nella stanza di prima. Eccoci qua. Prendiamo la farfalla che è intrappolata. E adesso, prima di andarci, sostituiamo quella con il modellino. Metti il modellino di farfalla nella ragnatela. Hai attaccato il modellino, ok. Ecco fatto, ragazzi. Questo ci ha evitato una brutta morte. E naturalmente i soliti jumpscare, via. La farfalla svolazza via dalle tue mani e se la svegna attraverso il muro. E qualcosa si è sbloccato, ragazzi. E così abbiamo finito anche questo. Ma prima, la porta si è riaperta da sola. Oddio. Quel poveretto si è ucciso. Qualcuno penzola da una corda. Qualcuno invisibile che ha usato la nostra corda e questi si muovono da soli. Via. Ok, ragazzi. A questo punto sapete che vi dico? Apro la porta e salgo semplicemente al prossimo piano. Eccoci qua, ragazzi. Salviamo dal nostro gattino. Gatto nero. Yo! Salvato. Ok, ragazzi, concludo di nuovo questa seconda guida di Witch House. Se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un like o un no like se non vi è piaciuto. Commentate, condividete, vi ricordo anche di iscrivervi se non l'avete fatto, visitate i nostri canali secondari e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.